Ancora un polemico botta e risposta tra Argentina e Gran Bretagna sulla questione sempre aperta delle isole Falkland Malvine sotto controllo britannico dal 1833, reclamate da Buenos Aires. Il presidente argentino, reduce da un'operazione alla tiroide, rimanda al mittente le accuse lanciate dal premier Cameron una settimana fa. Che nos trattavano di colonialisti. Ho sentito dire che hanno definito colonialisti noi argentini, ha dichiarato Cristina Fernandez de Kirchner. Le Nazioni Unite elencano 16 luoghi ancora colonizzati e di questi 10 dal Regno Unito, tra cui il più emblematico riguarda le nostre isole Malvine. Ieri gli argentini sono scesi in piazza davanti all'ambasciata britannica al grido di fuori gli inglesi dalle Malvine. Dal canto loro, gli abitanti vorrebbero restare con Londra e chiedono l'autodeterminazione. Non estranei al riaccendersi della tensione tra i due paesi, 30 anni dopo la guerra, gli 8 miliardi di barili di petrolio dell'arcipelago e le prime esplorazioni a firma britannica.